Ci troviamo nel percorso dei vigneti del Carignano. Questo percorso dista a qualche centinaio di metri dal cammino di Santa Barbara che si trova in quella direzione. Più precisamente nella strada costiera che da Porto Botte parte in direzione di Portofino. Adesso attraverseremo quel fiume e a 100 metri da quel rigagnolo c'è il nuraghe Serri che andremo a visitare. Ecco, ci troviamo nel nuraghe Serri, come vedete giace in stato di completo abbandono, la sovrintendenza non si è ancora occupata della sua, diciamo, dei suoi lavori di messa in scavo per recuperare ciò che ne rimane. Una parte sta ancora sotterrata, l'altra parte superiore è crollata ed è piena di arbusti. Questa è la parte, diciamo, esposta a nord, che si conserva ancora in una discreta maniera. Sono ancora ben visibili i materiali lapidei che la compongono. L'entrata principale doveva essere probabilmente al lato esposto a est, infatti lì è presente una pietra spezzata che doveva essere un architrave che sosteneva il punto d'accesso del nuraghe, o comunque serviva come sostegno della parte superiore. Abbiamo visto il nuraghe Serri e adesso intraprenderemo questo sentiero che ci porterà attraverso gli stagni di Porto Botte per poi incrociare il cammino di Santa Barbara e proseguiremo dritti fino a Palmas Vecchio, dove ci attende la chiesa di Santa Maria di Palmas. Dopo aver attraversato il territorio di Porto Botte e Marebasciu con i suoi stagni dove la avifauna selvatica è molto numerosa, siamo arrivati qui nel territorio di Palmas. Qui ci troviamo precisamente nella piazza di Santa Maria di Palma. Questo è un cippo che ci ricorda che siamo all'interno del cammino di Santa Barbara, un cippo che è stato messo nel 2016.
rimesse ed è stata rimessa, diciamo, al punto, perché giaceva dagli anni 60 in uno stato di grande abbandono, quando il paese di Palmas è stato spostato in una zona meno umida, umidità causata dalla diga, dalla vicina diga che interrompe il flusso del rio Manu. Questa chiesa è molto importante perché è uno dei primi esempi di stile romanico, appunto, in Sardegna. Stiamo parlando dell'undicesimo secolo. Ancora visibili le tracce del romanico sardo, anche se nel corso dei secoli ha subito vari rimaneggiamenti. Qui vicino, proprio a ridosso della chiesa, potete vedere una struttura in cemento armato che, vista dall'alto, potrebbe sembrare una costruzione civile, ma in realtà nasconde una postazione militare ed è un bunker costruito nella Seconda Guerra Mondiale. È una delle tante postazioni militari e delle tante casermate presenti in questo territorio. A fianco alla chiesa potete vedere il cancello di accesso, ancora originale come potete vedere, del vecchio cimitero, dove giace ancora la tomba di alcuni sacerdoti che operavano in questo territorio. All'interno delle mura dell'antico villaggio di Palmas, come potete vedere dalla sua tipica impronta di costruzione medievale, la muratura circondariale dell'antico castello di Palmas.